strade nella vita da percorrere e direi che sono particolarmente contenta che inizi con questa storia. Prima di cominciare un piccolo sondaggio, quanti di voi hanno mangiato il gelato Grom? Noi ci siamo presentati con la nostra bella faccia tosta, uno 27 e l'altro 28 anni, abbiamo detto: vogliamo fare il gelato migliore del mondo, ma non lo sappiamo fare, vogliamo fare una piccola catena di gelaterie, dobbiamo iniziare. E ho cominciato a dire: ragazzi, voi non avete studiato comunicazione. Bancone a Pozzetti di 50 anni fa. Voi dovete comprare un bel banco con le vaschette, bello a vista, fate delle belle montagne, poi lo guarnite con le caramelle, perché i clienti hanno bisogno di vedere il gelato. E noi non capivamo. E gli dicevamo: no, ma il gelato si mangia, deve essere buono, non deve essere bello. Dice: beh, la depressione è una cosa mentale. Sì, non c'è dubbio che è una malattia mentale, chiamiamola così. Io ero molto impreparato, oltretutto, perché ero stata e sono tuttora, a parte questo capitolo della mia vita, una persona piuttosto sana. Scusate, perché uno dice così, poi il giorno dopo schiata. C'è stato un momento in cui cercavo anche molta più estetica, ma alla fine, quando le difficoltà cominciano ad aumentare, ad essere davvero importanti, non c'è spazio per questo. Come dice quel famoso proverbio veneziano: viaggiare scanta, ma chi parte mona torna mona. Quindi se non si capisce, se non si acquisisce qualcosa. Io ho sempre lasciato molto margine all'improvvisazione, non ho mai davvero costruito ho preparato a tavolino una salita, e a volte l'ho fatta per caso, ho visto una montagna, una parete, bello, mi piace, vado. Scalare 1500 metri di pareti da 5,5 a 4,000 senza usare le mani, perché ho tagliato i fendili della mano, non riesco ancora a aprirla completamente. Grazie a Dio, per arrampicare bisogna chiudere gli appigli, non bisogna aprirli, quindi non mi accorgo che c'è un dito storto. Mi accorgo che non posso più fare i gestacci con questa mano, e di solito con la destra non mi esce dal finestrino, e quindi vabbè, sono diventato più gentile. Il vero punto del libro è che per me il successo non sarebbe tanto vendere qualche migliaio di coppie in più. Il mio obiettivo sarebbe riuscire a ispirare, tramite questa lettura, qualcuno di voi, anche se solo uno, a credere in uno dei tanti sogni che ha la cassetta. Per questi sono figli che ti impongono di fare scalini molto grandi, quindi bisogna avere fiato, bisogna avere gambe, bisogna avere strategia. Il problema dell'autismo è gestire una centrale nucleare di energia che devi guardare 24 ore al giorno, che tu la faccia a Maglini, che tu la faccia a Ginisolo, a Courmayeur. Erano in un cimitero del Mississippi, mi pare. Sapete che i cimiteri americani, quel prato bellissimo, papà gli dice: sopra il prato ci sono i morti, gli dice: i morti, papà, ma non sai se hai capito, no? E questo ragazzo si toglie le scarpe, allarga le braccia come un'aquila, come un uccello, no? E volteggia sopra il prato dei morti. Beh, io quando ho visto le foto, le quattro foto che mi ha fatto del papà, con l'ultima, che è il volto di Andrea, cioè io là ho avuto un attimo di madonna, sai? Invece io, una volta morto, mi piacerebbe rinascere cinghiale. Hai capito d'essere una bestia, Geruso? Il cinghiale è felice. Come lo sai? Facile. Non scrivono i cinghiali. Chi scrive è infelice. Se no, non scriverebbe. E che farebbe? Uscirebbe fuori, sotto il cielo, a spardarsi tutta la felicità nella foresta. Ciao. Non riuscì a rispondere nulla. Lei prese le mie dita, sporche, tra le sue. E solo sangue, va via, se le portò alle labbra, una a una.
lavò via ogni dolore. Avevo un vuoto allo stomaco come sull'altalena. Io sono Nina, disse. Poi sorrise e io volai giù dall'altalena.